I denti sono sempre una preoccupazione per tutti. Quanto sarebbe bello avere dei denti di ricambio da rimpiantare senza problemi quando cadono. Oggi esistono delle tecniche di impianto dei denti molto avanzate, con notevoli probabilità di successo. Il vero problema è quello dell'osso. Non solo quanto osso è rimasto per poter inserire una radice di metallo, una vite, ma anche come reagirà l'osso alle sollecitazioni cui sarà sottoposto. In questo campo di indagine stanno ora entrando anche gli ingegneri per calcolare le varie pressioni e le varie conseguenze in modo da aiutare i dentisti nel loro lavoro. A Napoli un progetto dell'Università e del CNR, il Consiglio Nazionale delle Ricerche, sta portando avanti degli studi d'avanguardia in questo campo. Marco Wieselberghi è andato a vedere cosa si sta scoprendo. Provate ad immaginare lo shock di scoprire che il vostro bel sorriso è irrimediabilmente compromesso da una perdita inattesa. Quali soluzioni la scienza medica ci offre per rimediare a un incubo, ahimè, tanto diffuso? Siamo alla scuola di odontoiatria dell'Università degli Studi di Milano. Qui si formano gli specialisti di domani e si sperimentano le soluzioni offerte dall'implantologia di ultima generazione. Una tecnica che permette di rimpiazzare i denti persi senza dover ricorrere ai ponti, che, come si sa, riempiono i vuoti, ma costringono ad intervenire su denti sani cui vanno ancorati. Cosa è un impianto e quali sono le ultime novità? Abbiamo chiesto al professor Roberto Weinstein e ai suoi collaboratori di darci una dimostrazione su di una mascella artificiale. Il concetto è quanto mai semplice. Si tratta di praticare un foro sottile e poi allargarlo fino a renderlo adatto ad ospitare questo perno di titanio filettato. Il pezzo viene avvitato lentamente per non surriscaldare l'osso. La superficie è porosa per aiutare il tessuto osseo ad aderirvi saldamente. Ecco il risultato qualche mese dopo. A vederlo fare sembra un lavoro di bricolage in miniatura, ma in realtà è una tecnica che per essere messa a punto ha richiesto decenni di ricerca. L'impianto, come uno stop nel muro, deve essere abbastanza grande da garantire una buona tenuta, ma guai a non calibrarlo sulle specifiche caratteristiche dell'osso. C'è il rischio di provocare infiammazioni, con conseguente rigetto, e i fallimenti non sono mancati. La vecchia fase dell'implantologia, quella dei pionieri, dava mediamente una percentuale di successo del 50%, il che era come giocare a testa o croce, riusciva un impianto su due. I progressi compiuti dalle conoscenze biomediche permettono oggi di raggiungere traguardi ben diversi. Raggiungiamo percentuali attorno al 95-98%. Ma attenzione, non tutti coloro che hanno perso un dente possono ricorrere all'implantologia. Ci sono individui che per lo stato di salute o le cattive condizioni dell'osso devono rinunciare all'intervento. E c'è anche un'intera categoria di pazienti ad elevato rischio di fallimento. Nel fumatore siamo nell'ordine del 30% di successi in meno. Nei casi più difficili, un aiuto decisivo arriva dalla radiologia. Partendo da una serie di radiografie in successione, il computer permette di ricostruire immagini tridimensionali a colori del cranio del paziente, fino a penetrare nei più minuti particolari anatomici. Da queste radiografie noi possiamo preparare l'intervento, programmarlo con un margine di errore compreso fra 0,5 e 1 mm, massimo 1 mm. Sappiamo esattamente dove troveremo l'osso, come sarà fatto, sapremo esattamente dove passa il nervo mandibolare, strutture estremamente preziose che sarebbe pericolosissimo ledere. Quella che vedete è la ricostruzione di ciò che una telecamera vedrebbe se riuscisse ad infilarsi all'interno del condotto del nervo mandibolare. Per capire appieno le difficoltà che l'implantologia deve superare, vale la pena di osservare come in condizioni naturali la mandibola interagisce con i denti. La radice del dente sottopone l'osso a continue sollecitazioni meccaniche. Queste pressioni stimolano speciali cellule, dette osteoblasti, a rigenerare il tessuto circostante. Quando però la pressione diventa eccessiva, le cellule non riescono più a compiere il loro lavoro e l'osso si riduce.
Ecco perché l'ancoraggio dei denti è affidato a questi legamenti che funzionano come veri e propri ammortizzatori. Se invece le sollecitazioni diminuiscono troppo, si riduce anche l'attività di rigenerazione e l'osso si indebolisce progressivamente. È facile capire quanto sia delicata l'integrazione tra la rigidità del titanio e un osso privo di sistemi di molleggio. Un approccio su cui noi stiamo lavorando moltissimo si basa soprattutto sulla conoscenza del tessuto naturale. L'Istituto per la tecnologia dei materiali compositi ha dedicato molto tempo allo studio delle caratteristiche strutturali dei denti e delle loro proprietà meccaniche fino a stabilirne il punto di rottura. Poi, con l'aiuto degli ingegneri del centro di calcolo dell'Università di Napoli, sono stati costruiti sofisticati modelli matematici capaci di prevedere le risposte meccaniche che l'unione di materiali diversi è in grado di offrire. Lo scopo è quello di sviluppare protesi artificiali con caratteristiche identiche a quelle naturali. Fibre di vetro e resine vengono incrociate secondo precise geometrie per costruire un materiale in grado di sostituire il titanio nei nuovi impianti di domani. Ecco i nuovi prototipi. La speranza è che uniscano la dovuta resistenza con l'elasticità necessaria a stimolare l'osso come farebbe un dente naturale durante la masticazione. Tutto questo è solo il primo passo. Durante la masticazione, la mandibola infatti subisce anche una spinta laterale che stimola ulteriormente il processo di rinnovamento del tessuto osseo. Un modello di mandibola più fedele possibile per proprietà meccaniche al naturale viene sottoposta a cicli di sollecitazioni, mentre una miriade di sensori registra come si distribuiscono gli stress. Ecco la rappresentazione fatta dal computer. Si può notare come, in una situazione normale, gli sforzi si concentrino proprio in corrispondenza dei denti ora sostituiti dai perni. Quando però i perni sono usati per sostenere una dentiera fissa, la distribuzione degli stress cambia completamente. La protesi assorbe su di sé gran parte della pressione, scaricandola poi in modo concentrato sui due perni estremi. L'eccesso di carico su questi, a discapito degli altri, rischia di compromettere l'intero lavoro. Le analisi matematiche mostrano che in questi casi basta dividere l'arco della dentiera in due per riportare la dinamica delle forze ad una situazione di normalità. Per finire, una riflessione. Quanta fatica fa la scienza per imitare le soluzioni inventate da madre natura? Tutte pene che ci potremmo risparmiare se solo ci prendessimo più cura della nostra bocca.